Devi sapere che nel nostro ordinamento penale non vi è soltanto una violenza sessuale fisica, cioè il soggetto che con la forza obbliga una persona a fare sesso, oppure una violenza morale, cioè sotto la minaccia di un coltello o di una pistola il soggetto ti obbliga a fare sesso, ma anche una violenza per induzione, ovvero una persona approfitta dello stato di deficienza fisica o mentale di una persona per ottenere dei rapporti sessuali. In questo caso l'alcol rappresenta un deficit e annienterebbe la libertà del consenso. Ebbene, veniamo a noi. Se ti rivolgessero un'accusa di questo tipo, come ti difenderesti? Ho condotto molti processi penali ove la domanda era: lo stato alcolico ha condizionato o influenzato la libertà di autodeterminazione della presunta vittima? Il processo è tutto qui. Ma la domanda è: come si fa a dire dopo tempo se una persona, nel mentre dell'atto sessuale, era ubriaca oppure no?